Buongiorno ragazzi. Buongiorno. 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 Professor. Come sta? Maria Carolina, no? Estoy acá, estoy. Hola. Ciao. Buongiorno, profesor. Buongiorno. Buongiorno, juventud. ¿Cómo está, profesor? Chao. Give me a minute. Buongiorno, professore. Buongiorno, Elmer. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. A ver. Aquí está. Aquí está. La página 47. 47, sí. Ok, bene ragazzi, dobbiamo cominciare con l'unità 4, tempo libero, ok? Pronti ragazzi? Pronto.
Pronti. Ok. Bene, ragazzi, allora, tempo libero. Che cos'è tempo libero? Tempo libre. Ah, tempo libre. Ok, perfetto. Adesso qui abbiamo sempre il nostro vocabolario espresso. Sì? E ragazzi, dovete cercare sull'internet, su Google, la traduzione di queste parole. Va bene? Va bene. Che 5 minuti per tradurre tutte le parole, di solito, sempre, qualche volta. Ok? 5 minuti, ragazzi. E in silenzio, individualmente. Certo, se no copiare. Ok. Certo, professore. Ehi, forza, ragazzi, dai. Enrique, mira el visitante. Saluda, saluda. Aló, Enrique. Aló.
Tre minuti, ragazzi. Due minuti. Listo, siempre, cualquier cosa, mal, sábado, domingo. ¿Aló? Due minuti, ragazzi, per finire. Un minuto. Bene ragazzi, adesso facciamo un velocissimo quiz, ok? Un quiz, che cos'è un quiz?
Un quiz. ¿Qué cosa es un quiz? Una evaluación. Ajá. Un quiz velocísimo. Okay. Veloce del vocabulario. ¿Va bien, eh? ¿Quiz? Va bien. Bene, ragazzi. Bene. Allora, adesso avete il quiz. Ahí adelante ustedes, ragazzi. Sí. Okay. Va, andiamo, ragazzi. Forza. Individualmente, en silencio, eh. Es un quiz. È un quiz. In silenzio, ragazzi, silenzio. Vediamo, ragazzi, se lo fate bene. Silenzio, ragazzi, individualmente, eh. Ovviamente, ragazzi, questo quiz senza il Google, eh? No Google, adesso, ora, no Google, ragazzi. Vediamo se avete imparato. Profe, era uscire, no? Uscire. È un quiz, Jackie. Uscire si dice. Pero ahí está el chicle. Jordán, no. Por favor, hijo. Ay. Ya. Due minuti, ragazzi, per finire il quiz. Due minuti. È facilissimo, ragazzi. Forza, dai. ¿Cuántas son, profe? ¿Siete nada más? Sí, son los siete, pienso, sí. Siete, perfecto. Andiamo. Son los siete, ragazzi. Pero no lo puedo enviar. ¿Por qué? No sé. No, no debe enviarlo. ¿Lo envié? Sí, ¿lo he enviado? Sí. Okay. Sí. ¿Cómo? Yo lo envié, profesor. Yo también ya lo envié ya. ¿Cómo? No puedo. ¿Cómo me lo han enviado? No. ¿Sí lo puedo enviar, María, Carolina? Sí. Sí, abajo hay un... Que pasa es que sí, no había bajado, no había puesto todas las preguntas. ¡Oh, Carolina! ¡Carolina! María Carolina, pues así soy. ¿Qué voy a hacer? Ya. Ya, Carolina. Okay. No había terminado, no había visto que eran siete. 40 secondi per finire, ragazzi. 40 secondi. Ya lo envié. Ok, perfecto, Stephanie. Enviado. ¿Ya le puse el pantalón? Ya, ponle. Ponle el pantalón, hijito, por favor. ¡15 segundos, ragazzi! Profesor, no puedo enviar. Son 7 preguntas, no te voy a pasar lo mismo que a mí. Son 7, debe bajar. Ahí, ¿eh? En la parte inferior está el link para enviar. La punta sí te sale solito. 10 segundos, ragazzi. 10 segundos. Cinque secondi, ragazzi. Mm.
Ok. Finalizo, eh. Ok, ragazzi. Bene, allora. Vediamo, come si dice sempre in spagnolo, ragazzi? Siempre. Sempre, ragazzi, sempre. Attenzione, perché io puse sempre, sempre e sempre. Ok? La risposta siempre corretta è sempre. Ok, siempre. Bene. ¿Cómo se dice qualche volta, ragazzi, en español? Algunas veces. Algunas veces. Perfecto, ragazzi. Benissimo. 100%. Número 3. ¿Cómo se dice spesso en español? A menudo. A menudo. A menudo, ragazzi. Espesso en español es espesso. Es algo que no es líquido. Líquido. ¿Ok? Ma en italiano, spesso è un avverbio di frequenza, ok? È per dire a menudo, con la frequenza, ok? 4. Come si dice mai in spagnolo? Mai. Nunca. 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 Nunca, ragazzi. Mai e nunca, ok? Maggio, no, maggio in italiano, maggio. Maggio. Bene. 5. ¿Cómo se dice mezzogiorno en español? Mediodía. 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 Perfecto. Número 6. ¿Cómo se dice domenica en español? Domingo. Domingo. Ciertamente que domingo. Okay, perfecto. Y número 7, la última pregunta. ¿Cómo se dice uscire en español, ragazzi? Libre. Salir, ajá. Me solo rezo cuando me he dado cuenta que era Ushi, ¿no? Ahí creo que me equivoqué en poner dos letras así al revés. Sí. Usicre, no es Usicre, Ushire. Pero se puede considerar también Usicre, porque ahí dice salir también traduciendo. Come. Usicre, como lo ha puesto, el significado es salir. Salir. Ma che raro, no? Sicuramente, no. Però il verbo è uscire. Usicre, de repente, perché... Claro, perché muchos, come mi persona, de repente se han equivocado en escribir ahí, però uscire è il verbo. Uscire, entonces, usicre no. No, usicre no, uscire. Come sta scritto nel libro. Perfetto. Ok. Bene. Bene ragazzi, perfetto. Ok, allora, abbiamo altre qui. Di solito, come si dice di solito? Generalmente. Generalmente. Generalmente o usualmente? Generalmente, usualmente, sì. Va bene. Sempre también puede ser, profesor? No, sempre è sempre. Sempre è sempre. Di solito non è sempre, è usualmente. È come un 70 o 80% di percentaggio, di probabilità, un 80% di solito, ma sempre a un 100% di probabilità, ok? Bene. Allora, sempre, sempre, sempre. Qualche volta? Qualche volta. Algunas veces. Qualche volta. Ajá. Algunas veces, ragazzi, oppure, pure de vez en cuando. De vez en cuando. Ok. Ma qualche volta, es como decir en español, algunas veces o de vez en cuando. Ok, ragazzi. Ok. Ok. Bene. Spesso? A menudo. A menudo, perfetto. Mai? Nunca. 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 Jamás. Jamás. No, jamás. Perfetto. Sabato? Sabato. 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 Domenica? Domingo. 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 Pensé que lo iba a agarrar con Domenico, ¿eh? Ma no, no. Domenica, domingo.
Mi piace. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Mi piace. Mi piace. Mezzanotte. Medianoche. Ajá, medianoche. Okay. Mezzogiorno. Mediodía. Mediodía. Okay. Leggere. Leggere, leer, sì, studiare. Carolina. Studiare. Leggere, leer. Okay. Andare. Ir. Uscire. Salire. Ah, uscire e salire. E questa è la forma di scriverlo correttamente. Uscire. Uscire. Perfetto. Ok. E giocare. Jugar. Bene, ragazzi. Benissimo, allora. Continuiamo? Sì? Sì. Ok. Sì. Dai, continuiamo, ragazzi, con il primo esercizio, esercizio 1. Ok? Che cosa fanno? Allora, ragazzi, dovete collegare l'immagine, il disegno corretto con l'attività corretta. Ok? Ok? Con l'attività corretta. Chattare, giocare con il computer, dormire, leggere, guardare la TV, ballare, cucinare, andare in bicicletta, fare ginnastica, giocare a tennis e correre. Okay? Dovete collegare, ragazzi. Okay? Va bene? Ok? Avete 4 minuti, ragazzi, per completare questo. Ok? Sempre individualmente, sempre da soli. Ok, in silenzio, ragazzi. ¿Qué lugar hizo mi cartuchera? Ayer estaba bailando y lo vi allí. No tengo lápiz para que pueda. Desespera. Minuti, ragazzi, per finire.
La 3 está, ¿no? No, no, ahí sí. La 3. La 3. La 3. La 3. Un minuto, ragazzi. Bene ragazzi, pronti? Pronti. Pronti. Ok. Bene ragazzi. Un minuto. Ok ragazzi, bene. Vediamo. La lettera A, con quale attività ragazzi? Sei. Il numero 6? Sei. E qual è il nome dell'attività? Cucinare. Bene ragazzi. Cucinare. Lettera C. E... seguente, la lettera numero 6, no? La B. Sì, numero 6. Sì? La B. Ballare. Lettera la B. 5. 5. 5. Ballare. 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 Lettera C. 2. Dormire. 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 Lettera D. Fare ginnastica. Ajá, fare ginnastica, numero 8. 8. Ok. Il seguente? Correre. Ajá, ¿y qué número? 10. Número 10. A correre. ¿Nueve? A F, el siguiente. ¿Dónde dice 9? Chatar con el computer. Ajá, número 1. ¿No? Bene, el siguiente. Leggere. Leggere, ¿no? 3. La 3. Leggere. Leggere. Leggere o leggere? Leggere. Leggere.
Leggere. Leggere. El seguente, ragazzi. 4. Guardare la TV. Número 4. Guardare la TV. Guardare la TV. 4. Guardare la TV. Ah, guardare la TV. TV. Ok. El seguente, la seguente attività. Giocare a tennis. Giocare a tennis. Giocare a tennis. Giocare a tennis. No, no. El seguente, l'ultimo. Andare in bicicletta. Andare in bicicletta. Andare in bicicletta. Bicicletta. Bene, ragazzi. Allora, queste sono delle attività che si fanno al tempo libero, ok? E chattare, giocare con il computer, ok? E ripetete con me, ragazzi, per favore. Chattare. 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 E giocare con il computer. E giocare con il computer. Dormire. 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 Leggere. Leggere. Guardare la TV. Guardare la TV. Ballare. Cucinare. Cucinare. Andare in bicicletta. Andare in bicicletta. Fare ginnastica. Fare ginnastica. Fare ginnastica. Ginnastica. Giocare a tennis. Giocare a tennis. Giocare a tennis. Correre. Perfetto. Avete alcuna domanda sul vocabolario qui? No. No? È tutto chiaro? È chiaro. Ok. Bene. Allora, numero 2, ragazzi. Okay. Di solito faccio sport. Ok? Come si dice di solito faccio sport? Generalmente hago deporte. Ajá, excelente, excelente, ragazzi. Di solito, generalmente, usualmente faccio sport, hago deporte. Ok? Dobbiamo ascoltare il dialogo, ok? E les invito, ragazzi, a che non lean, solo escuchen. Ok? Solo escuchen. Si tienen sus libros, ragazzi, solo escuchen. Perché la domanda è di quale attività del punto 1 si parla. Ah, già. Yeah. Ok? Dovete ascoltare e rispondere la domanda. Di quali attività, quali in plurale, non un'attività, molte attività. Ok? Si parla del punto 1. Ok, ragazzi? Ok. È chiara l'attività o no? Non è chiaro. Ok, perfetto. Allora, è chiara. Non leggere. Non leggere, ragazzi. Un attimo. Audio 31. E via. Lezione 4, traccia 31. Che cosa fai nel tempo libero? Io? Di solito faccio sport. Ah, e che sport fai? Di solito gioco a calcio, ma gioco anche a tennis. Vado in bicicletta. E tu? Io invece dormo, leggo o guardo la TV. Sto quasi sempre a casa. Non sono brava come te. Anch'io sto quasi sempre a casa. Ma come? Non giochi a calcio o a tennis? Sì, certo. Ma a casa, con il computer. Ok, ragazzi, un'altra volta, di nuovo, ok? Di volta. Lezione 4. Traccia 31. Silenzio, ragazzi. Che cosa fai nel tempo libero? Io? Di solito faccio sport. Ah, e che sport fai? Di solito gioco a calcio, ma gioco anche a tennis. Vado in bicicletta. E tu? Io invece dormo, leggo o guardo la TV. Sto quasi sempre a casa.
Non sono brava come te. Anch'io sto quasi sempre a casa. Ma come? Non giochi a calcio, a tennis? Sì, certo. Ma a casa, con il computer. Ok. L'ultima volta, ragazzi. Sentite, ascoltate bene, ok? Come dice? Lezione 4. Traccia 31. Che cosa fai nel tempo libero? Io? Di solito faccio sport. Ah, e che sport fai? Di solito gioco a calcio, ma gioco anche a tennis. Vado in bicicletta. E tu? Io invece dormo, leggo o guardo la TV. Sto quasi sempre a casa. Non sono brava come te. Anch'io sto quasi sempre a casa. Ma come? Non giochi a calcio o a tennis? Sì, certo. Ma a casa, con il computer. Ok. Bastante rigo. Un attimo, ora, ragazzi. Chiamo Norma, referente a lo que es COVID. No, ahora. La técnica ha elaborado esto. No sé si ha considerado las nuevas normas que quería que usted le diga. Ok. Ya ha considerado 25, no sé de dónde ha aumentado, pero como yo no conozco muy bien las normas. Hemos facilito, buenos días, que usted me diga, porque eran 15. Ok. Bene, ragazzi. Allora, di quale attività si parla? Dormire. Dormire, leggere. Bicicletta. Leggere, andare in giocare. Guardare la TV. La TV. Guardare la TV. Giocare a tennis. Giocare a tennis. Giocare a calcio. Giocare a calcio. Andare in bicicletta. E cucinare? No. Chattare e giocare con il computer? Sì. 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 Ballare? No. Correre? No. Ok, bene, ragazzi. Ok? Adesso vediamo qui il testo. Ok? Qui il dialogo. Ok? Bene, adesso vediamo se è corretto, ok? Ascoltiamo di nuovo, ok? E leggiamo, ok, ragazzi? Bene? Bene. Ok, bene. Leggiamo e ascoltiamo. Lezione 4, traccia 31. E cosa fai nel tempo libero? Io? Di solito faccio sport. Ah, e che sport fai? Di solito gioco a calcio, ma gioco anche a tennis. Vado in bicicletta. E tu? Io invece dormo, leggo o guardo la TV. Sto quasi sempre a casa. Non sono brava come te. Anch'io sto quasi sempre a casa. Ma come? Non giochi a calcio o a tennis? Sì, certo. Ma a casa, con il computer. Ok, ragazzi. Bene, adesso... Ripetete, per favore, ok? Salute. Grazie. Prego. Ok, che cosa fai nel tempo libero? Che cosa fai nel tempo libero? Ok, di nuovo. Che cosa fai nel tempo libero? Che cosa fai nel tempo libero? Io di solito faccio sport. Di solito faccio sport. Ah, e che sport fai? Di solito gioco a calcio. Di solito gioco a calcio. Ma gioco a tennis. Gioco anche a tennis. Sì, attenzione, ragazzi, di nuovo. Ma gioco anche a tennis. Ma gioco anche a tennis. Vado in bicicletta. E tu? Io invece dormo. Leggo o guardo la TV. Sto quasi sempre a casa.
Non sono brava come te. Non sono brava come te. Anch'io sto quasi sempre a casa. Anch'io sto quasi sempre a casa. Ma come? Ma come? Come? Non giochi a calcio, a tennis? No, io non giochi a calcio, a tennis? Sì, certo, ma a casa, sì. Con il computer. Sì, certo. Con il computer. Interessante. Ok, ragazzi, alcuna domanda qui del vocabolario? Sì, professor, una duda. Sì. Con este diálogo entiendo de que el callero solamente hace los deportes, pero en la computadora. Ajá. O sea, no hace el deporte en realidad. Claro. Exactamente, sí. Claro. O sea, giocare con el computer. Ajá. Pero puesto, por eso ella, cuando él le dice, bueno, no. Ella le dice, no, yo no sono brava con meter, pues, casi siempre a casa. ¿No? Y él le responde, anch'io, yo también, ¿no? Anch'io sos quasi sempre a casa. No, estoy, yo también estoy casi siempre en casa. Y él dice, ma come? Es como, ¿pero cómo? Don't choque a cacho, a tenis. Yo chilloca. Quiere decir, no juegas, no juegas fútbol, tenis. Y él le dice, sí, cierto, ma casa, con el computer. Con el computer. Pero en casa. Es vivo, ¿eh? Sí. ¿Okay? Él sí juega, es pero en el computer. Bene ragazzi, è chiaro? Alcuna domanda ragazzi del vocabolario? No? Del vocabolario? No. Ok. Bene, allora continuiamo. No. Qui ragazzi, bueno. Ripetete per favore. Di solito. Di solito. Di solito. Quasi sempre. Quasi sempre. Ok. ¿Cómo se dice quasi sempre? Casi siempre. Casi siempre, ok. Bene. Allora, ragazzi, per favore, dovete completare questa tabella. Questa tabella con le coniugazioni con i verbi del dialogo. Ok, ragazzi? Ok. Ok, ragazzi, dai, 3 minuti per completare le coniugazioni. Dal dialogo, la risposta è nel dialogo. Individualmente, sempre in silenzio, ragazzi. Ok. Coniugazione con il dialogo. Che cosa fai nel tempo?
Ok, ragazzi. Ok, un minuto. Pronti, ragazzi? Ok, ragazzi. Qui, per giocare, io... Gioco. Tu? Giochi. Giochi, ok. Per leggere, io... Leggo. Per dormire io dormo. E andare io vado. Perfetto, ragazzi, adesso attenzione, ok, qui are, ere, ire. Ok, are, ere, ire e irregolare, ragazzi. Ok, e questo è molto importante. Okay? È molto, molto importante, ragazzi. Ok, sono le desinenze, terminazione in italiano, desinenza. Desinenza. Ok, la desinenza. E la terminación, ok. En español, ir. E y verbi o verbo irregular. Sí, ragazzi, ma en italiano, are, ere, ire. E verbi irregolari. Ok, ragazzi? Va bene? Profesor. Sì? In spagnolo è ar, er, ir en los verbos regulares. Ajá, sì. Y en italiano è are e ire en los verbos irregolares también? No. Questi ragazzi, ar, er, ir, are, ere, ire, sono verbi regolari. Regolari. Ok. Verbi regolari. Ok, verbo regolari o in spagnolo, no? Ok, verbo regolares perché sigue un patrón, ¿sí? Sigue la raíz. Ora vamos a ver eso. Okay, in italiano si dice verbi regolari. Ok, in altro gruppo è il verbo irregolari. Ok, ragazzi? È chiaro? Chiaro, professore. Chiaro. Grazie.
Ok, faccio una captura e lo mando al gruppo. Sempre importante. Ok. Allora, è chiaro questo, ragazzi? Sì? È chiaro. È chiaro, professore. Ok, allora vediamo i verbi regolari. Verbi regolari. Che cosa è un verbo regolare? È quando la radice non cambia. La radice del verbo non cambia. Ok? Come si dice la radice? La raíz. Ajá. La radice del verbo non cambia. Ok? Esempio. Il verbo... come abbiamo visto? Mangiare. 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 Sì, mangiare. Vediamo. Mangiare. Okay. Cristian para pensando en mangiar nomás. Mangiare. Ok, allora, el verbo mangiare. Nel verbo mangiare, ragazzi, qual è la desinenza? Are. Come? Are. Are. Man. Are. La desinenza. Are. La desinenza. ¿Cómo se dice are. Desinenza en español? Terminación. Ah, interesante. Bene, allora. La desinenza. La terminación. Ajá. La desinenza. Terminación. Ok. Interesante, importante, ragazzi, qui, la desinencia es la terminación are. Okay. ¿Y cuál es la raíz? Mangiare. Ajá. Un último. Puesto. Fino aquí es la raíz. Ok. Y no debe cambiar. Ok. Ok. Ok, vediamo, non devi cambiare, ok? Io mangio. 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 Ok, tu? Mangio. Mangi. 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 Lui o lei? Mangi. Mangia. Noi mangiamo. Mangiamo. Voi mangiamo. Mangiate. Mangiate. E loro mangiano. Mangiano. La radice sempre deve essere lì, ragazzi. Ok? Vediamo se si compie la regola. Vediamo. Ok? Qual è la radice, ragazzi? In io mangio. Qual è la radice? Mangi. 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 E mangio. Mangi. E mangi? Mangi. Mangi. E mangia? Mangi. Mangi. E mangiamo? Mangi. Mangi. E mangiare? Mangi. Mangi. Mangiano? Mangi. 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 Ok, perfetto. Allora, vediamo che... Importante, ragazzi, attenzione. Mangiare... Okay, qui in mangiare abbiamo la desinenza are. Sì, ragazzi? La desinenza are. Mm-hmm. E la radice mangi. Mangi. Ok? Mangi. E questo verbo, ragazzi, il verbo mangiare, è un verbo
in forma infinitiva. Che, come si dice, o che cosa è un verbo in forma infinitiva in spagnolo? Come si dice è un verbo in forma infinitiva? Un verbo generico. Ajá. Todo verbo, ok, tiene la terminación o la desinencia en italiano are, ere, ire. Ok, cuando ustedes vean que tiene are, ere, ire, como mangiare, dormire, leggere, está en su forma infinitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que no ha sido conjugado. Conjugado. Ok. No, conjugado. Así es infinitivo. Ok, ragazzi. Ok. No conjugado. Ok, yo no digo yo comer. No. Yo como. Ok, ahí ya está conjugado, ragazzi. Ok. Cuando digo yo manjo, ¿está conyugado o no conyugado? Conyugado. Conyugado, porque yo manjo. Mangiare. No conyugado. No conyugado. Ajá, no conyugado. Ok. Lo escribo aquí en italiano, ok. Non coniugato. No es que ha comido gato, ragazzi, ¿eh? Ya. Cuidado, no he comido gato, no se dice. Non coniugato. Non coniugato. Hay la parte del usted. O sea, lui, lei y lei con mayúscula. Ajá, sí, ciertamente. Sí. Sí, certo. Sí. Sí, ley en mayúscula y ley formales. Sí, siempre. Okay. Ley, lui, ley. Ok. De nuevo, ragazzi. Mangiare. 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 Es un verbo en forma infinitiva. Es un verbo. Un verbo en forma infinitiva. Es cuando dice, ragazzi, en forma infinitiva es no conyugado. No, no conyugado. Conyugado. Ok, se io dico io mangio, mangio è coniugato. Ok, va bene? Va bene. Va bene. Questo è importantissimo, ragazzi. Miren, e che arriviamo qui? A otra conclusione, ragazzi. Quando abbiamo io, la desinencia en la conjugación, la terminación de la conjugación io es o. O. Ok. Cuando parliamo de tú, con i. I. Ok. Cuando parliamo de lei, lui, lei. A. No. A. No cuando, siempre. Siempre. Per i verbi regolari. Per i verbi regolari. Okay. Estamos viendo ahora verbi regolari. Okay. Per lei, lui, lui, lei, lui, lei. Ah, sempre. Per noi. Amo. 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 Okay. Per voi. A te. Ate. Ate, ete, ite. Uy, ok. Ate. Perfecto. Per loro. Ano. 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 Ok. Es interesante esto, ragazzi. Si ustedes recuerdan esto, este es con are. Con ere, ire, cambia. Con are, io, o. Tú, y. Lui, lei, lei, a.
Noi amo, voi ate. Loro hanno. Ah. Ok? Yeah. Vediamo. Vediamo un esempio. Ok? Un altro esempio con un verbo. Esempio con verbo con are. Ok? Come parlare. Leggere e con ere. Ere. Parlare ere. Con are. Ya, yeah, parlare. Okay. Io parlo. Ajá, io parlo. Vediamo un analisi, velocemente yeah. Un analisi. Okay? Ok? ¿Cuál es la desinenza qui? Are. 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 La desinenza are. Ok? E la radice? Parle. Bene, allora. Vediamo. Io parli. Parlo. Tu parli. Lui. Lei. Parla. Noi. Parliamo. Noi. Ma in questo parliamo. Sì, parliamo. 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 Voi? Parlate. Parlate. E loro? Parlano. Sì, bene, parla. Ah, sì, si cumple. Ah, solo qui che noi solo qui però è quello se cumple sì solo con ese de aquí però si les ayuda si ricordate sempre o i a amo ate a no ok ragazzi cierra eso por favor ok bene allora è chiaro questo. È chiaro. Ok, ma questo è per verbi regolari con la desinenza are. Sto facendo. Cosa? Una captura e lo mando al gruppo di WhatsApp. Ok, sì, ragazzi, il gruppo di WhatsApp? Perfetto. Ok. Bene. Okay. Allora, okay, aquí no va a discorso. Dobbiamo allora fare con la desinenza ere. Ok? Devo cancellare tutto questo. Mamma mia. La desinenza è importante. Si è fatto popò? Huele feo. Sì, hasta acá huele. Está grabado para el recuerdo, Stephanie. Va bene, non c'è problema. Ok. Adesso vediamo con la desinenza con ere. Ere. Ok? Come leggere. Leggere. Ok? O vediamo un verbo più comune. Vediamo con leggere. Ok. Vediamo con leggere. Sì. Ok, adesso facciamo un'analisi velocemente. E qual è la desinenza, ragazzi, qui di leggere? Ere. La desinenza ere. E la radice? Legge. Solo legge, ok?
Bene, adesso vediamo per io. Leggo. Leggo. Tu. Leggi. 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 Lui. Lei. Lei formale. Legge. Legge. Già. Già cambia lì. Legge. In are era A. Adesso è E. Come rispondere? Noi leggiamo. Leggiamo. Voi leggete. Loro leggono. Leggono. Ah, cambia. Sì. El ono termina. Sì. Y otro verbo con R. Vediamo, vediamo. Paso a paso, Stephanie. Ok, bene. Vediamo, ragazzi, qui. Con O. Quando è I, io, O. Tu. I. I. Lui, lei, lei. Noi. Amo. 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 Y amo, ¿no? Y amo. Y amo. Y amo. Voy. Ete. Ete. Loro. Ono. Ono. Ok. Va bene, ragazzi, vediamo un altro esempio con il verbo o la desinenza ere. Ok? Esempio. Avere. Avere irregolare. Cucire. Cucire. No, cucire. Cucire. No, cucire. Prendere. 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 Ok? Io. Prendo. Prendo, perché vediamo, ragazzi, qui primero, primo. Prima di fare dobbiamo vedere la desinenza ere e la radice prend. 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 Okay? Quella è la radice. E la radice nel verbo irregolare non cambia. Ok? Allora io prendo. Prendo. Tu prendi. Prendi. Lui, lei prende. 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 Noi prendiamo. 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 Voi prendete. Prendete. E loro prendono. 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 Bene, ragazzi, prendono. Si compie, sì o no? Sì. Sì. Ok? Bene, ragazzi, Bene. Qui. O. Io. Tu. I. Lui, lei, lei. E. Noi. Chiamo. Chiamo. Voi. Ete. Ete. E loro. Ok. Ok, ragazzi. Ok. Bene. Interessante, eh? Adesso faccio una cattura. E lo mando al gruppo di WhatsApp. Mm-hmm.
Ok. Bene, ragazzi, adesso vediamo qui. Ok, è chiaro, ragazzi? La desinenza ere? È chiaro. Ok, bene. Allora, dobbiamo fare con la desinenza ire. Ok, cancelliamo tutto. Ire. Ire. Oh, no, 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 la desinenza è importante. Ai, che frio. Ok. Bene, adesso con la desinenza. Ire. Ire, esempio. Partire. Partire, ok. Partire. Ok, partire. Bene, buon esempio. Ok. Qual è la desinenza? Ire. Ire. E la radice? Part. Part. Ok, ragazzi? Ok. È chiaro? Sì? Va bene? Yeah. Ok. Bene, adesso vediamo. Io? Parto. 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 Tu? Parti. Tu lei, lei, lui parte. 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 Noi partiamo. Partiamo. Voi partiamo. Partite. 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 E loro? Partono. Partono. Ok. Va bene? Sì. Vediamo. Entonces, la única variación es con el voy, ¿no? Voy en ite, ¿no? Con el uy. Sí. Con el uy también. Parte, ¿no? Sí, sí, sí. Bene, cuando es yo, o tú, y sí. Lei, lei, lui, noi, andiamo, voi, dite, dite, dite. Loro? Ono. 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 Interessante, ragazzi, eh? E vediamo il verbo capire. Capire? Il verbo capire. Come si dice capire in spagnolo? Entender. E partire? Io partire? Partire si dice irse o partir. Okay. Adesso l'esempio, il verbo capire. Okay. Vediamo. Capire che significa? Capire con. Ok, no, vediamo prima la desinenza ire. E cap è la raíz. In italiano? Cap. Radice. 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 Raíz, radice in italiano. Radice. Okay. Qual è la radice? Cap. Cap. Ire è la? Terminazione. Desinenza. Ok? Bene, allora vediamo se si compie la regola. Ok? Io. Capo. Tu? Cape. Capi o cape? Capi. 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 Lui, lei, lei? Capi. Capi. Cape. Noi? Capiamo? Capiamo.
Voy. Capite. Loro. Capono. Ok, ragazzi. Va bene o no? Va bene. No, ragazzi, non va bene. Okay? No? Perché questo verbo non è capo, no, capi. Capi no. E capo disco. No. Disco? Irregolare. Si intende? No, non è... sì, più o meno. È come un verbo irregolare, però non, non tan irregolare, ragazzi. Perché? Perché ustedes pueden ver ahora, le voy a presentar. Yo capisco. Dentro de la regularidad de la irregularidad, ¿ok? O la irregularidad de la regularidad. ¿Por qué? Porque ire tiene dos formas. O, i, e, iamo, ite, o, ¿no? Como lo hemos visto. Porque el de partir sí está bien. Parto, parti, parte, partiamo, partita, parto, ¿no? ¿Okay? Pero con capire, que también tiene ire, al igual que partire, no es capo, capi, cape, no. Capisco. Ah. Ok, capisco, capisci, capisce, capiamo, capite, capisco, ¿no? Ok, así que, ragazzi, atención con esto, ¿eh? Lo que hemos hecho anteriormente, tutto bene. Hasta el partire, bene. O, i, e, iamo, ite, o, no. Pero para algunos verbos, ragazzi, alcuni verbi con ire, la desinenza en la conjugación es isco. Ishi, ishe, iamo, ite, isco, ¿no? ¿Ok? ¿Va bien, ragazzi? Profe, eso tiene que ver con el video que dice que la quinta letra contada en el final, si es vocal, es, se conjuga normalmente. No se conjuga bajo esa forma que se está mostrando. Hey, vediamo, vediamo el video, ¿sí? Vediamo. Uh-huh. Como han visto, ragazzi, este video es solamente italiano, así que hay que prestarle bastante atención allí. ¿Okay? Por eso les invito a que luego puedan volver a revisarlo, porque nunca aprenden, nunca terminan de aprender eso. ¿Okay? Ciao a tutti. Oggi cominciamo a parlare di verbi in italiano. Ovviamente, come in tutte le altre lingue, non potete parlare, ma loro rimane, compare un secondo gruppo, per esempio, per scrivere, scrivo, scrivi, lui, lei, scrive. Okay. Hasta qui, ragazzi, bene, la desinenza ere. Vediamo con... algunos irregulares con R, ¿sí? Vediamos con ire. Per i verbi come partire, questo, dove notate il gruppo isch, per i verbi come finire, quindi partire avremo appunto alla radice di queste desinenze. Io parto, tu parti, lui, lei parte, noi partiamo, voi partite, loro partono. Finire invece, io finisco, tu finisci, lui, lei finisce, noi finiamo, voi finite, loro finiscono. Vi starete chiedendo, ma come facciamo a sapere se un verbo è come partire o come finire? Ok, bene ragazzi, lo che sta dicendo è giustamente questo, no? Che uno va con la normale e l'altro con isco, ishi. E la pregunta che tutti si potranno fare è come facciamo, cioè come facciamo per sapere, per differenziare. Ok, e va a spiegare questo, va a spiegarlo.
purtroppo non esiste una vera e propria regola. Qui, ragazzi, questo è molto importante. Che cosa dice? Purtroppo, come si dice purtroppo? Purtroppo. Purtroppo è desafortunatamente, ok? Non esiste. Come si dice non esiste? No esiste. Ajá, no existe una vera. Verdadera. E propria. Regla. Ok, no existe una verdadera y bueno, y exacta regola. Regla. Ok. Va bene, ragazzi. Así que eso de aquí, ¿cómo lo sabemos? Vamos a ver qué nos dice. Vi consiglio sempre di impararne il più possibile. Però una tendenza. Quindi qualcosa si rivela nella maggior parte dei casi sempre giusta. Ma non dimenticate che ci sono delle eccezioni. Bene ragazzi, lo che sta dicendo è che c'è una tendenza, cioè come más o menos un patrón che se va repitiendo, però attenzione, ci sono sempre delle eccezioni. Come si dice? Ci sono sempre delle eccezioni. Hai sempre alcune eccezioni. E attenzione ragazzi, e appunto è una tendenza, non una regola assoluta. Allora, qual è questa tendenza, questo trucchetto? Potete prendere il verbo all'infinito. Il verbo all'infinito è la forma infinitiva. E a partire dall'ultima lettera, contare fino a 5. E guardare la lettera su cui vi fermate. Se tale lettera è una consonante, allora il verbo seguirà le desinenze di partire. Se la lettera dove vi fermate è una vocale, allora il verbo tenderà a seguire le desinenze di finire. Per esempio, dormire, ultima lettera, 1, 2, 3, 4, 5, consonante, come partire? Quindi io dormo, questa cosa qui, riempire, 1, 2, 3, 4, 5, consonante, io riempio. Bene ragazzi, lo che sta dicendo qui, che cos'è? Che sta dicendo? Che avete capito? Che hanno intendito? Che contiamo nel finale 5 lettere e la quinta lettera, se è consonante, se conjuga igual che il verbo partire. E se è vocal, se conjuga come il verbo capire, no? Come il verbo capire. Ajá, interessante. Ok? Cuando ustedes encuentren un verbo al infinito, o infinitivo, capire, partire, riempire, preferire, para saber, ragazzi, porque es una tendencia, quiere decir que es un patrón, con excepciones, deben contar desde la E de dormire, 5 hacia atrás. ¿Okay? Come dormire, 1, 2, 3, 4, 5. Y en la quinta... Tienen que ver, si es una consonante, se va a conjugar, ragazzi, con O, I, E normales. ¿Ok? En vez de, si conta 5, atrás, dietro, y una vocale, es con la desinencia ISCO, ISI, ISE. ¿Ok? ¿Va bien, Va bien, quello è lo che sta dicendo, ragazzi. Así che qui, ragazzi, vediamo. 1, 2, 3, 4,
5. Una vocal o una consonante. Una vocal. Vocal. Una vocal, ragazzi. Allora, la conjugazione qual è? Isco. Capisco. Capisco. Capisci. Sì. Capisci. 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 Sì. Capisce. Capiamo. Capiamo. Capite. Capiscono. Capiscono. Ok, ragazzi? Va bene. È chiaro questo? È chiaro. Ok, bene, ragazzi. Ok? Questi sono i verbi regolari con la desinenza are e ire. Ok? Sto inviando al gruppo di WhatsApp sempre la captura di schermo. Ok? Alcuna domanda, ragazzi? No? È tutto chiaro? È tutto chiaro, ragazzi? È chiaro. Ok, bene. Ok? Allora, ragazzi, facciamo un break, va bene? Va bene. Perché è demasiada informazione, ragazzi. Va bene. No? Necesitamos comer. Necesitan alimentarse. ¿Todavía te falta comer? Ok, ragazzi, bene. Allora, son las 10:50, 11:10, ok? 11:10? ¿Qué? 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 ¿Hasta las 12? Ok, ok. No, 11:10, pues, ragazzi, 20 minutos por un desayuno, bien, ¿no? Así yo me voy también a preparar algo. Profesor, ¿te cuenta que desayuno de las 9? Ok, ragazzi. ¿De la noche o de la mañana? Ok, ragazzi, tienen 20 minutos, va bien, ¿eh? Okay. Recomiendo, ragazzi, que mientras están tomando, comiendo, no comen con los ojos, ¿eh? Así que puedan ver un video así de que ya les he mandado para que sigan así de repente repasando un poco del are, ere, ire y prepararse para el irregular y que les enseño después del break. Ok. Ok, ragazzi. Okay. Bene, ragazzi. Buon appetito con la colación, con el desayuno. Okay. Arrivederci, a dopo. Arrivederci. Ciao, ciao.